speranza era quella di riuscire a chiuderla prima, di riuscire a gestirla meglio. Come sempre, nelle partite ci sono aspetti positivi e tanti altri da doverci migliorare sopra, scusami, da doverci lavorare sopra per poter migliorare. È chiaro che la scusante della condizione atletica la trovo troppo riduttiva. Non mi piace per dover andare a analizzare magari errori nella gestione della palla senza pressione, errori di letture sulle situazioni. Non faccio fatica ad accettarli, anche se in questo momento della stagione li capisco. Le note positive. Senza dubbio la voglia comunque di riuscire a ritornare in vantaggio nei tempi supplementari non è venuto un crampo a un giocatore. Noi sapevamo che abbiamo fatto lavori importanti, lunghi, di durata, e questo lo testimonia il fatto che pur andando ai supplementari a nessuno è venuto i crampi. Quindi, ci sono degli aspetti positivi, ma anche tante, tante cose da migliorare. Questo ne dobbiamo essere consapevoli se vogliamo fare un campionato da protagonisti nel girone di Lega Pro. Beh, intanto giocheremo di sera e ci saranno ritmi diversi, perché quando si abbassa la temperatura di diversi gradi saranno ritmi sicuramente più veloci, contro un avversario che ci costringerà a lavorare molto di più in fase difensiva. Dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le potenziali ripartenze. Oggi l'abbiamo fatto fino a un certo punto, ma dopo siamo andati a tirare troppo poco. Sembrava che tu potessi essere pericoloso, ma poi dopo alla fine non lo eri. In tutto questo vorrei concedere meno occasioni all'avversario. L'ultima concessa con due uomini in più su quella mischia, su quella punizione laterale, è una di quelle situazioni che dovremo correggere in fretta se vogliamo diventare una squadra solida e che possa dare del filo da torcere a tutti.